Buongiorno cari amici, sono Francesco Verardi, presidente dell'Associazione Culturale Musicale Musica Oltre le Barriere. Oggi parliamo di Notte dell'Atalanta, giunto ormai alla sesta edizione. Siamo in collegamento Skype con la dottoressa Graziella Russo della Camera di Commercio di Cosenza, che saluto e ringrazio per essersi messa a disposizione con noi, unitamente al presidente Klaus Algieri, che saluto caldamente. Inoltre ringrazio l'ottimo Francesco Bombarola della Confcommercio di Corigliano per averci dato la possibilità di realizzare in questa meravigliosa sala convegni la conferenza stampa. Bene, ringrazio altresì il nostro giovanissimo sindaco Flavio Stasi e l'assessore al turismo spettacolo Tiziano Caudullo, grazie a loro due, anche se non sono presenti per motivi ovviamente di forza maggiore, impegnati al comune. Bene, la sesta edizione della Notte dell'Atalanta avrà quest'anno, a differenza degli altri anni, un gruppo musicale scelto da noi, dalla nostra associazione, che verrà esattamente dalla Puglia, dal Salento. La denominazione del gruppo è i Briganti di Terra d'Otranto. Perché la scelta di questo gruppo? Innanzitutto, la Notte dell'Atalanta nasce nel 2014. Per ben due anni abbiamo avuto come ospiti gruppi calabresi. Allora abbiamo cercato di allargare le nostre frontiere musicali, abbracciando anche quelle che si usa nel Salento, la pizzica. E vi posso garantire che già tre anni fa, avendo come ospiti Zimbaria, sempre da Lecce, hanno riscontrato un grossissimo successo. E allora, a grande richiesta, ci siamo sentiti in dovere di accontentare non solo i tarantellati di Corigliano e della provincia di Cosenza e della Calabria, perché molti ci chiedono il perché di un gruppo pugliese del Salento, però altrettanto ci sono tanti amici amanti della musica popolare che chiedono a viva voce anche gruppi che vengono da fuori. Non a caso l'anno scorso, 2018, abbiamo avuto come ospiti un gruppo di Vietri sul Mare, da Salerno. E Serena della Monica, questa è la denominazione, poi a ricordare poi i nomi, e le Ninfe della Tamorra hanno letteralmente sbancato. Mi riservo eventualmente di rinvitarli a rotazione. Primo anno ci ha portato fortuna Antonio Grotto e le Muse del Mediterraneo. Quattro meravigliose ragazze e un organettista, quindi siamo partiti con il piede giusto nel 2014 e visto il successo abbiamo riprovato anche ad andare avanti. Bene, allora ho accennato all'esperienza nata nel 2014, i saluti, la Notte dell'Atalanta nasce in compresenza con alcune associazioni amici e in questo caso abbiamo Mondadori Point del ragioniere Gianfranco Benvenuto, Giuseppe Pucci Costruzioni, Natozza Market e la Proloco di Corigliano. E a tal proposito ringrazio il presidente Domenico Terenzio e passo la parola alla sua vice, la quale ci illustrerà il perché della scelta della location molto antica a Schiavonea, la dottoressa Valeria Capalbo. Prego. Allora, intanto voglio ringraziare il professore Veraldi perché anche quest'anno ha organizzato la Notte dell'Atalanta, poiché noi come Proloco della città di Corigliano crediamo nella valorizzazione del territorio e nella promozione. Ecco perché abbiamo immediatamente cercato di collaborare con il professore, perché da tanti anni facciamo numerose manifestazioni in sintonia e in armonia. Proprio perché il Quadrato Compagna rappresenta il fulcro della storia delle tradizioni di Corigliano Rossano e quindi è una struttura dell'impero 1800 voluta fortemente dalla famiglia Compagna, ha una valenza storica e artistica particolare
sia per la conformazione, quindi questa conformazione molto ampia, quadrangolare, ma soprattutto ha una valenza storica, perché in questo Palazzo delle Fiere, in questo quadrato Compagna, nel 1800 si svolgevano le due fiere più importanti di Corigliano, che erano la fiera di Ogni Santi, del Giorno dei Morti, e anche la fiera del 1° maggio, tradizioni che comunque sono state mantenute nella nostra cittadina. Quindi cerchiamo sempre di essere il motore pulsante delle tradizioni. Poi la scelta logistica proprio del quadrato Compagna è una scelta anche che abbraccia un turismo che è in questo momento molto florido, che c'è nel borgo marinaro di Schiavonea. Cerchiamo di unire comunque le tradizioni, la musica, proprio perché la Taranta nasce già dalla Magna Grecia. Noi siamo come città nuova di Corigliano Rossano nella culla della Magna Grecia. Per questo motivo noi abbiamo cercato di valorizzare questi balli, perché già nella Magna Grecia è nato questo ballo e quindi si è sempre sviluppato, quindi è qualcosa che rientra nel nostro DNA. Per questo motivo abbiamo cercato di ricreare un po' quello che faceva Bacco nei Baccanali, quindi non solo la festa, il ballo, ma associato anche a un percorso enogastronomico. E quindi anche in questo noi crediamo che il gusto, la valorizzazione del palato sia anche una promozione delle tradizioni, quindi fare conoscere le tipicità, le peculiarità del territorio attraverso anche il palato, quindi fare dei percorsi che prendono dal culuriello, dal prodotto tipico, dai salumi, dai formaggi, dai vini. Quindi anche in questo rientra la conoscenza del nostro territorio. In più voglio sottolineare e ringraziare moltissimo il vostro presidente Klaus Algeri, perché rappresenta degnamente il territorio di Corigliano Rossano. Siamo orgogliosi di averlo come presidente, quindi essendo la realtà adesso più importante di tutta la provincia di Cosenza, abbiamo necessità di venire fuori con maggiore forza nel nostro territorio, e quindi come proloco cerchiamo sempre di fare questo nel miglior modo possibile. Perfetto, se vuole interagire con noi la dottoressa ha piena facoltà, se no passiamo la parola ad un altro amico. No, certo, non so se mi sentite bene. Sì, benissimo. Soprattutto io mi ringrazio per la pazienza che avete avuto innanzitutto, e mi fa piacere di vedervi di questo incontro partecipato, insomma, per questa iniziativa. E chiaramente la Camera è già da 2 anni, che questa è la seconda novità con cui ha modificato la sua modalità di intervenire sul territorio per valorizzare le realtà locali, per realizzare le comunità dei territori, per valorizzare i territori non soltanto dal punto di vista del recupero delle tradizioni, del patrimonio culturale e artistico, ma soprattutto per fare in modo che tutte le nostre risorse siano poi un elemento di sviluppo e di crescita dei nostri territori. E per fare questo la Camera si pone come cabina di regia, si pone come ente che fa da coordinatore, da connettore di tutte le realtà locali e le valorizza in maniera univoca, le realizza con la propria partecipazione, dando visibilità a tutte le singole iniziative che i territori esprimono. Iniziative che hanno tutte valenza culturale, ma che ovviamente sono legate alle peculiarità del territorio, che sono diverse, però trovano la loro unione nel fatto che la Camera le sostenga e le finanzi insieme, e soprattutto che le dia visibilità, perché questa iniziativa, oltre ad essere appunto una compartecipazione della Camera, una compartecipazione proattiva, cioè una presenza non solo con un momento di finanziamento, ma anche quello di essere vicini al momento della presentazione delle singole iniziative, quello di fare una comunicazione unica. Infatti stiamo per uscire con una brochure complichevole che sarà sia cartaceo sia pubblicato sui nostri siti, sul nostro sito, e quindi chiaramente mi verrà inviato, da comunicazione, pubblicità, visibilità a tutte le iniziative nel loro complesso, in maniera quindi unica. E inoltre questa iniziativa aveva, come sapete, la finalità di individuare e di sollecitare i territori, e di individuare e ricercare quelle beni materiali che potessero avere riconoscimento UNESCO. E anche in questa edizione, in realtà, la Camera nel 2003 ci auguriamo che queste tre iniziative possano avere il loro riconoscimento, comunque iniziare a lavorare per avere
Grazie dottoressa, ma passo la parola a un altro amico che ha qualcos'altro da dire a proposito della sicurezza della struttura denominata Quadrato Compagno. Prego, professor Antonio Fino. Grazie, innanzitutto devo dire che questa nostra edizione dell'Atalanta, che è giunta ormai alla sesta edizione, rappresenta un elemento importantissimo di presenza di pubblico e abbiamo raggiunto in questi anni picchi dai 4 ai 5 mila ospiti in una location, come diceva Valeria, importantissima, perché è un luogo privilegiato proprio per la presenza del pubblico e per la sicurezza. Ci siamo occupati proprio anche di quest'anno, con le nuove normative, di rispettare, grazie anche all'impegno profuso dall'ingegnere Capano e da suo figlio, di rispettare le norme di sicurezza, la sicurezza soprattutto dovuta a queste nuove normative che riguardano la presenza di tanto pubblico e di tante iniziative che devono essere tenute e monitorate sotto controllo. E inoltre, oltre a questo, c'è questa volontà, ecco, di far sempre il meglio e di rappresentare dal punto di vista turistico, diciamo, il nostro brand, e l'Atalanta sicuramente rappresenta ormai un elemento fortemente caratterizzante del territorio. Io faccio parte anche di un gruppo di tarantellati, abbiamo queste tradizioni musicali e artistiche che vanno valorizzate e soprattutto abbiamo bisogno di creare durante il periodo estivo un grande divertimento rispettando le norme di sicurezza e rispettando ovviamente la capacità, ecco, di fare delle manifestazioni che siano altamente sicure e dove il pubblico possa serenamente trascorrere e divertirsi nella serata. Allora, riprendo un attimino a conclusione di questo collegamento con la Camera di Commercio di Cosenza, ringraziando l'ingegnere Gilberto Capano e il figlio architetto Domenico Capano, che fin da subito ci hanno dato una grossa mano per quanto riguarda la sicurezza della struttura, con tanto di questura, poliziotti, carabinieri, in borghese, Croce Rossa Italiana. Quindi ci mettiamo nelle mani di queste meravigliose persone che, voglio dire, saranno lì presenti. In ultimo, ma non meno importante, ricordiamo la data, questo la facciamo dire al ragioniere Gianfranco Benvenuto, che è un nostro carissimo collaboratore, e poi la salutiamo. Va bene? Grazie. Prego. Buongiorno. Io, ecco, vorrei lanciare un invito. L'invito a partecipare in tante, perché lo spettacolo è uno spettacolo garantito. Lo dicono i numeri delle precedenti edizioni. In effetti, nelle prime 5 edizioni, questa sarà la sesta, abbiamo registrato una cosa che noi neanche ci aspettavamo, un successo tale di circa 5.000 presenze. Ma vi dico, veramente tanta gente che durante la serata aveva voglia di divertirsi, e i vari gruppi che si sono succeduti nelle varie edizioni, ecco, davano spettacolo. Allora, questo invito a partecipare e a divertirsi. Quindi vi aspettiamo per sabato, il giorno 10 agosto. E buona giornata. Grazie. Bene, allora, dottoressa, possiamo anche concludere se mi vuole. Va bene. Grazie, se ha modo di venire sabato 10 l'aspettiamo a braccia aperte, sia lei che il nostro presidente Claudio Angeli, che salutiamo ancora. Grazie, arrivederci, tante cose. Grazie.